Welcome back e bentornati sul mio canale. Siamo in un video nuovo. Iniziamo adesso la nostra prima avventura nel draft. Andiamo a vedere insieme la squadra. Squadra scelta insieme a voi in live. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti gli 11 titolari e poi anche i sostituti. Victor Valdés in porta, Walker come terzino destro, poi abbiamo Matip e Tashi, terzino sinistro Schoenheim, poi a centrocampo Fabregas, Gundogan e Toni Kroos, Toti, in attacco Robben, Lewandowski, Tots 98 e CR7 97. Quindi in panchina abbiamo Hazard, Willian, Neymar, James Rodriguez, Paulo Dybala, Royce ed Elia per far aumentare il nostro overall. Quindi andiamo subito a cercare il nostro primo avversario. Avversario trovato, FC Diokan. Quindi andiamo subito a giocare questa partita, anzi sono in due addirittura. 2 contro 1, giocheremo in 2 contro 1 questa prima partita. E andiamo a vedere insieme la squadra del nostro avversario, anzi dei nostri avversari. C'è un bel Ronaldo record breaker, dai, tutto sommato una grande squadra mista tra Serie A, Liga Spagnola e Bundesliga. Però in attacco, grande attacco però, niente da dire, Ronaldo, Suarez, If e Bale If. Dai, iniziamo bene, cerchiamo subito almeno di vincere la prima partita. Questa è la mia prima volta nel draft, voglio ricordarvelo, iniziamo subito. L'argentone, bello il pallone dentro. Ah, Chiellini è un mostro. Porca Eva. Oddio Bale, chi lo fe... Mamma mia, grande Tashi, pure col fallo va benissimo. Va benissimo, l'importante è che non è andato. Ma loro sono in due, cioè non dimentichiamolo che loro stanno giocando in due. Quindi in fase difensiva avranno qualche difficoltà, però in fase offensiva sono avvantaggiati perché comunque si possono proporre tranquillamente. Allora, che vogliamo fa? Che la fa? Oddio, rigore! Tutta la vita! Oddio, ho fatto una cosa clamorosa, non me ne sono manco accorto quello che ho fatto. Volevo fare la skill, se l'è alzata. Calcio di rigore nettissimo, Chiellini come al solito va a vuoto, come gli capita ormai da tanti anni a questa parte. E sul dischetto andrà il nostro CR7. Parte Ronaldo col destro, sfonda le mani di Perin e siamo in vantaggio 1-0 al 35esimo. CR7 supremacy. Vai CR. Madonna che tiro, imbarazzante. Eccolo Tonino Kroos. Tonino Kroos 2-0, vamos, vamos Tonino Kroos. 4 di recupero addirittura nel primo tempo, clamoroso. Si sono disuniti, quello è andato al bar, e Ronaldo segna, incredibile, CR7, bacia il terreno, 3-0 al 45esimo e ancora non è finito il primo tempo. Guarda quello, madonna che ha fatto Chiellini, giornata no per Giorgio Chiellini. Quindi niente ragazzi, finisce 3-0, il nostro avversario ha quittato al 45esimo, non abbiamo le immagini del quit purtroppo, quindi andiamoci a prendere la nostra prima vittoria per 3-0 e andiamo subito a vedere chi sarà il nostro secondo sfidante. Associazione Calcio Foggia con lo stemma del Barcellona, sono sempre in due, quindi giochiamo sempre con l'handicap, 2 contro 1, andiamo a vedere un po' la squadra del nostro avversario. Un 4-1-2-1-2 con Paulo Dybala, Hazard, Lukaku, però poca intesa, ottimi giocatori, anche un po' messi un po' a caso, però niente, dobbiamo comunque giocarcela e vediamo un po', speriamo bene di vincere anche questa seconda partita. Eccolo Robben, se lo divora, va benissimo, 5 minuti sul cronometro e già una prima occasione per noi con Robben che se l'è divorato nettamente. Dai Robert, bello il pallone dentro per Cesc Fabregas. No, di niente sul fondo Cesc Fabregas, mamma mia che sfortuna. Bello il pallone per Robert, anzi no, Fabregas, Cesc Fabregas, 1-0 al 24esimo, la firma di Cesc Fabregas, grandissimo l'inserimento e grande palla di Robert Lewandowski, credevo forse Lewandowski, però poi ho visto il numero 6, è proprio lui, lo spagnolo, che ci porta in vantaggio, dai ragazzi, dai, dai.
Matip la proverà a mettere dentro. Attenzione, Oblak, la non la tiene più Ronaldo, la palla rimane lì. Non ci credo, non ci credo. Mamma mia, la difesa più scarsa del gioco, ciò. Però innanzitutto non sta facendo passare nessuno. Prova Robben a skillare. Dentro, peccato, se passava ce ne stavano 10 da soli. Schoeman, mamma mia, che difensore, amici. Poi c'è R7 per Toni Kroos, che come al solito si fa mezz'oretta di sonno dopo pranzo. È entrato Paolo Dybala per noi, fuori Gundogan. Dybala farà il centrocampista. Meno male che è lunga. Valdes, che stai facendo? Valdes, madonna, non esce sto portiere. 1,20 m e non manco esce. Matip, la mette dentro per Lewandowski col tacco. Roberto Lewandowski con il tacco. Mamma mia, che gol di Roberto. Grandissimo gol, rivediamolo. Con il tacco, proprio il piccolo spiraglio che c'era, e la palla è passata proprio da lì. Robben, bello il pallone dentro per Roberto Lewandowski. Però Robben viene messo giù, perché non ha fatto continuare? Perché c'è il rosso, per questo non ha fatto continuare. Rosso per Felipe Luis. E rimane in 10 il nostro avversario. Andiamo. Bella palla. CR7, fa quello che vuole, poi la mette dietro, la palla rimane lì. Robert Lewandowski, sempre lui, sempre Roberto Lewandowski. Altro quit, ragazzi, altro giocatore, altro quit, altro 3-0. E niente, ragazzi, io direi che per questa prima parte del draft è tutto. Noi ci vediamo tra qualche giorno per la seconda parte e speriamo di vincere anche le altre due partite rimaste. Un saluto a tutti da Wamata e noi ci vediamo in un nuovo video.